Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle da King Davark, The Casual Gamer. Eccoci qui per un nuovo episodio della saga degli assassini con Assassin's Creed 3 Remastered. Vi invito subito a mettere like, iscrivervi al canale sulla fiducia e se volete comprare anche voi il gioco scontato o altri giochi scontati a controllare i link in descrizione. Bene, l'ultima volta abbiamo finito quasi tutte le missioni navali, mancava però gli obiettivi secondari di alcune non siamo riusciti a completarli e io avevo detto che mi sarei arreso, mi ero stufato di stare dietro gli obiettivi secondari, ma mi rimangio le mie parole perché ho scoperto l'obiettivo secondario che più mi preoccupava era quello di sparare al Powder Store. Cioè, dove era contenuta la polvere da sparo? Oh, qua, tuppe in pieno, beccate. La polvere da sparo. Cosa che era difficile da fare perché sembrava che quel punto debole si esponesse randomicamente. O tu dovevi danneggiare la nave a un certo livello. Se la danneggiavi troppo affondava, se la danneggiavi troppo poco non appariva. Quindi, non sapevo come cosa fare. Ho scoperto cosa bisognava fare. Avevo visto che bisognava andargli addosso con il ram, con l'ariete. Sotto la prua, ma ho scoperto che non bisogna andarla a colpire al centro, ma verso la loro prua, dove si trova appunto il Powder Store, o sparargli in una posizione da T, cioè mentre loro ti offrono la prua, tu sei perpendicolare a loro e gli spari addosso alla loro prua, cioè alla loro punta davanti. In questo modo dovrebbe aprirsi il punto debole e rivelarsi il Powder Store. E quindi direi che dai, siamo ancora in gioco per il 100%, ci mancano 22%. Adesso noi dovremmo andare verso Boston, ma prima volevo completare le missioni che al momento sono attive nella frontiera e nel frattempo anche completare la mappa della caccia, che sarà questa forse una grande altra rottura di maroni pesantissima. Perché non trovo animali, signori. Non trovo gli animali mancanti. Proviamo a tagliare un po' per i boschi. Qui abbiamo mappato solo il coniglio. Questo non è un coniglio. Perché l'abbiamo mancato? È un castoro. Molto lenti, molto scarsi, poveretti. Andiamo. Bene, quindi questo è un passo avanti. Quali altre bestie ci sanno qua? Secondo me finiremo a cercare una guida online. Per questo, perché... Ok, lungo i corsi d'acqua ci sono i castori e fin qua ci siamo. Questo sarà un castoro, se è un altro animale godo molto. Niente, castoro, abbiamo capito, qua ci sono i castori. Castoro, immagino. Nah, incastrati sulla roccia, incredibile. Cos'è? Raccoon discovered, anche se non l'abbiamo ucciso. Bene, a noi importa... Ah no, l'abbiamo ucciso. Bene, a noi importa scoprirli adesso, non tanto raccogliere le loro pelli. Perché abbiamo già collezionato tutto il collezionabile, in teoria, no? Dal punto di vista della caccia. Poi ci mancano tutte ste robe qui. Ma per farle ci manca la locandiera. La cui missione è... abbiamo scoperto casualmente che è a Boston. Noi a Boston non ci andiamo da... 20 anni, 20 puntate davvero probabilmente, quindi perlomeno in questa regione abbiamo riempito un po' di vuoti. Vediamo se questo è un altro animale, mi sa che sarà la lepre. Vabbè, io ci provo. Cani non contano come... Ancora il procione.
lepre. Non ci sono animali di grossa taglia in questa zona? No, perché forse è abitata. Entriamo in un'altra regione dove ci manca anche qui un animale. Procione, lepre e alce già scoperti. Però abbiamo anche una missione di assassinio. Assassinamento. Kill the target. Molto facile, mi sa. Questo è completamente da solo, eppure si espone ai tetti, quindi... Sì, abbiamo ucciso, eh. Andiamo a farci anche questa missione dell'Anti-Society. Qua sempre manca una bestia. Alce, procione, questo... Oh. Boh. È finito il mio destriero. Indizi, magari la bestia mancante. Nah, ste lepri. Ok, io non volevo andare dritto, volevo andare di qua. Cavallo impazzito. Procione. In questa zona abbiamo scoperto il procione, sì. Sì. Mi sa che è abbastanza evidente che dovremo poi andare zona per zona allontanandoci dai sentieri. Adesso non c'ho voglia di incastrarmi col cavallo anche. Dove si è combattuta una battaglia importante. Ah no, dove era accampato l'esercito di Washington. Tra l'altro poi noi dovremmo scoprire anche tutta la mappa, perché dobbiamo scoprire anche dei luoghi che ci mancano. I punti neri dovremmo esplorarli. Coglieremo l'occasione anche per dare la caccia alle bestie. Questo accampamento invernale ora è stato abbandonato. Dov'è che si poteva guardare? Là. Questo palesemente sarà lepre, però dai, proviamoci. Quindi anche qui ci manca un bestio. La parte giusta o sbagliata? È giusta per forza, perché non mi ricordo che bestia dobbiamo uccidere a sto giro. Questo è castoro, però mi sa che è già mappato qui. Questo, essendo vicino all'acqua, sarà un castoro, per forza. Però non l'ho mai visto, questo tipo di indizio. Oh, un elk, un alce, però già mappato.
Questo. Ah, mi sa che è sempre la lepre. Mi ha confuso il fatto che era in mezzo ad arbusti un po' più alti. Quella è sempre la lepre, non c'ho più voglia di buttare il mio tempo. Oh, arriva un Ezeon. Vai, dai, chi se ne frega, gli passiamo di fianco. Talmente veloci che ci hanno ignorati. Ah, Bobcats. Dobbiamo fare fuori un Bobcat. Una lince. E quindi scopriremo che ci sono linci in questa zona? Potrei godere se la missione ci porta a completare anche la mappatura di quest'area. Direi di procedere a piedi, più comodo qua in mezzo a tutte ste rocce. Ah, però il Bobcat ha sbagliato. Però abbiamo completato quest'area. Godo. Anche se abbiamo trovato il Bobcat sbagliato. Ma noi come facciamo a saperlo? Se questo gioco fosse realistico, penseremmo che sono tracce del Bobcat che stiamo cercando. Ah, sono Unique Bobcat Tracks. Occhalo. Dove vai, Bobcat? Perché devi scapparci? Ha scappato nella grotta, godo, così almeno non avrà via di uscita. Ma è scriptata questa cosa? Cioè, dobbiamo finire per forza nella grotta o è impazzito semplicemente? Ah, ci ha tagliato la strada. La grotta aveva due uscite, che due coglioni. No, ma come? Odio quando mi fanno buttare via il tempo così. Vabbè, non ci resta che andare qui. Potremmo anche fare il viaggio veloce, sinceramente. Tanto le zone in mezzo le abbiamo già mappate completamente. E ora il Bobcat è ricomparso. Kana dogu ramaheyo. Oh na awa ne. Ya tak kweni kwa oriwiyo agiru. Tiyun kwe huwe sira denyu ro di tarah kwa nzi ene gono kwa di ya dahunada kwe. Jinuwe ya te dewa deriyo. Dogo ona ya kahewe ya da yun kwa di huayanda se tona ya dewa yere. Non dovete difendere una cosa sacra qui. Dewe sek. I un giunhoza ne ga'a. Nekji, doni gariwesh. Oh niyo ji anyu gwa garu nyakde. Angwa yak da nosta de. Gwa dere ya ta ye dewa gani da ye dewa deni di na honda dawe.
doga era andewe de negon on ojunjake. Yataye de watka o jini ugwari hoda. Daweriane de wahawi jini jugwenu. Yata undu. Onek zi azwa der harada. Kaknigariwe segu de wagadunzoni. Poveretti. Ma anche povero Mike deve inseguire un bobcat che sfuggente, molto sfuggente. Ah no, sto andando verso la parte sbagliata, incredibile, incredibile. No, dai. Dai, zì, c'è lo spazio, non sei incastrato. Qui abbiamo trovato tutto, no? Sì, sì, infatti, volpini. Ah, che scene sto vedendo? Quelli sono linci che sono sbranati un elk, povero. È unique. No, un bobcat qualunque. Quello lì è quello lì, eccolo lì, me lo sento. Chi mi attacca? Andate via. Dai, Unique, quindi assolutamente pronti. No, cioè non ci posso credere. Questo adesso taglia dentro una grotta. Proprio dove c'è l'albero, dovevano comparire. Che cacchio è l'uscita di sta grotta? Oh, non ci posso credere. Che grotta è? Un'altra missione di merda. Oh.
Yama. Dai, fammela ripartire sta missione. Questo, cioè, non avrei mai pensato che un incubo sarebbe stata una missione dei cacciatori. Vabbè, chiamiamo il cavallo. Sono molto abbattuto da questa cosa. Anche perché ogni volta per tornare lì dobbiamo farci un viaggio. Qua il cavallo non serviva. Godo. Dobbiamo farci il viaggio dal nostro accampamento indiano. Dai, la scala no, sta roccia. Cioè, 10, 20 metri di scala, 10 centimetri no. Qui che animali dobbiamo stare attenti? Allora, lupi, alci, orsi sono presi. Ci mancherà la lepre. Che ovunque. Paradossale, eh? No. Ma dove cacchio salti? Cioè... Ma com'è là? Oh... Ecco perché volevo prendere il cavallo. Allora non me ne frega niente di non essere sgamato dalle guardie. Che cacchio? Cioè, si aggrappa tutto a caso? Cioè, negli altri giochi dovevi schiacciare un tasto per aggrappare. Ah, una piuma mancante, signori. Ma non avevamo mappato tutte le piume ormai? Questo mi inquieta. Non l'inventario, logbook, piume, allora, almanacchi di Boston, mancano feathers, ah ce ne manca proprio una. Della frontiera ma comprese città anche, no, in città non ci sono piume forse, o sì? Ci sono gli almanacchi. E a New York sono completati, a Boston ne mancano 4. Mancano un po' di chests e trinkets. E a Boston poi quando ci andiamo finiremo un po' di cose prima di completare la storia. Vediamo, dipende dove sono dove è posizionata la storia. Allora qui sarebbe bello fosse una bestia che non conosciamo. Un orso. Ma noi gli orsi li conosciamo. La prima più facile mai presa? No. No, perché non... Abbiamo sbloccato anche un outfit. Qua, zona di caccia, sempre manca una bestia nascosta. Quella abbiamo prese tutte, quindi...
Ah, giusto, per i Frontiersmen dovevamo fare una missione in riva. Qui purtroppo la lepre è conosciuta. Dovevamo fare una missione al faro. Sì, mi ricordo che delirava di una roba. Cioè, quale sarebbe la missione? Sbaglio sempre. Frontiersmen, Haunted, cioè un faro infestato dai fantasmi, ovvio, ovvio. Proviamo sto fantasma. I've heard it. My wife's heard it. It's there. Ehi. Impronte. Ma mi fa interagire. Cioè, sono le impronte il mistero. E non mi fa interagire. Mamma mia, questo salta ovunque tranne dove vuoi tu. Boh, vediamo se qua giù ci sono altre. Ah, ecco le altre impronte. Ok. Ok, si è buttato giù da una scogliera. Ok, ah, no. I'd do it. I would. Ma le impronte da che parte sono girate? Hogwash, show me the pounds and I'll sleep in the haunted lighthouse for one night. Cioè, le impronte portano tutte a buttarsi. Forse dobbiamo farle al contrario. Io interagirei con gli indizi se mi deste degli indizi. Qua vedo delle impronte che tra l'altro volano anche sopra il suolo. Ah, è là in cima l'indizio. Allora ho fatto bene a iniziare a scalare. Ah, va che bel fantasma. Dai. Andale, andale. Mystery solved. Nuovo racconto disponibile. Il faro infestato. Sono stato fuori, boh, cosa dire, nei Packer Brush, beh, per 6 settimane. La selvaggina era scarsa nell'aria e la mia pancia ne necessitava di essere riempita. Cos'è che è una Packer Brush? Vuol dire Packer Brush, perfetto. Quindi mi sono diretto verso la costa,
per prendere un po' di granchi e aragoste nelle pozzanghere che si formano con la marea. E lì è quando l'ho visto. Un faro che si diceva fosse stato abbandonato anni fa, ma c'era un fuoco che bruciava e poi un suono. Un lamento nel vento. Il mio cuore mi balzò in gola, così in alto che potevo assaggiarlo. A quel punto un 10-point buck un dollaro da 10 started into... Ah, quindi ha visto svolazzare una banconota da 10 dollari e quindi ha iniziato a inseguirla, ottenuto i soldi, non è mai più tornato al faro. Scommetto che ci sono degli spiriti lì dentro, sfiderei qualunque uomo ad avventurarsi vicino. Sono andato al faro ed era abbandonato tra i detriti lasciati dagli occupanti precedenti. Ho trovato niente di più che uno spaventapasseri. Non ci sono spiriti lassù, almeno nessuno che debba essere temuto. Ok. Mo dove mi butto? Ovviamente l'obiettivo è evitare di spezzarsi il collo, spero... Ok, perfetto. Ok, la stessa roba. L'almanacco poi lo leggeremo tutto insieme, ci faremo una puntata intera probabilmente visto il delirio che è quell'almanacco. Quante missioni mancheranno per i Frontiers, man? Cioè, siete un po' pesantucci, eh? Tanto manca un intero club. Ah, siamo al 44%, considerando... Quindi sediamoci qui, sentiamo i deliri. Oh, il cavaliere senza testa, proprio tutte le leggende più classiche, godo. A German mercenary, Hessians what they call him, was fighting a battle when a cannonball took his head clean off. His whole battalion was routed and they lost the encounter. But the lad didn't die. He's been wandering the bush on horseback around the battlefield ever since, searching for his head. Chasing innocents when he sees them, taking their domes for his own. He wears a pumpkin for a head now, until he finds what he's looking for. Like I said, I haven't seen him, but I have seen the bodies he leaves lying about, headless and grotesque. God rest their souls. Va bene, quindi indagare il cavaliere senza testa. Dov'è che è la missione? Qui, quindi sì, dai, ci possiamo ripassare. A questo punto cavallo, che dobbiamo fare delle consegne. Ma ce l'ho già pronto. Allora, prima mettiamoci sulla strada. Che è sta bestia? Un lupo? Ah, un cane proprio. In quest'area noi dobbiamo stare attenti a qualcosa? No, in questa... Sì, ben due animali ci mancano qua. Uno, vabbè. Che? Okay. La lepre? Ah, siamo sempre nell'area in cui sappiamo tutto, quindi... Entriamo ora in Lexington. In Lexington ovviamente abbiamo lepre e procione.
colpa. Quindi dal punto di vista del DNA abbiamo finito le cose di consegna. Non ce ne mancano ancora miliardi, come sembra. Liberation, Almanac, Kid Letter, Liberate, non Boston, Underground Association, Contract, siamo... Ah, Courier Mission, ok, ce ne manca una praticamente. Devi avere Quest, non capisco perché siamo a 0%, abbiamo completato già uno. Questo non è un procione, vero? Oh, quindi Fox Discovered. Via, prima che arrivino le truppe, che adesso anche quelle coloniali ci odiano. Lui è scomparso proprio. Bene, quindi adesso in teoria possiamo vendere tutto quello che abbiamo di caccia. Perché? Non abbiamo più niente da consegnare riguardo alla selvaggina. E spero che il DNA abbia tenuto conto delle nostre consegne, no? Ah, proprio... Boh, andrà da 0 a 100? Io non ve le consegno due volte quelle robe, eh? Perché? Perché? Oh, Gesù. Un po' tutte e due. Quindi vediamo tutto. Poi siamo qua per comprare tutto quello che possiamo comprare. Comprato. Cioè bloccato. Come si sbloccano quelli? Comprato, bloccato. Comprato. Ma abbiamo già comprato tutto? Comprato. Questi, se ne abbiamo bisogno, ci sta a riempirseli. Questi. Beh. Outfit. Non me ne faccio niente. Non me ne frega niente anche. Mappe. Tutte comprate. Allora, che volete da me? Se volete vi canto una canzone. Come diceva un saggio. Ma una cosa volevo vedere. Con le piume siamo al 100%. Perfetto. Confermato. Illuminati confirmed. Confirmed. Cavallo abbandonato. Confirmed.
Perché? Mi è scomparso il marker. Ah, ma io nel frattempo dovrei mandare i nostri squints in missione. Però tra poco siamo a Boston, magari li usiamo lì. E soprattutto sblocchiamo quegli altri, iniziamo ad estrarre anche gli altri. Così non mandiamo più quello lì che ha 11, sono, è esperienza sprecata, diciamo. Tanto le missioni secondarie ci faranno bestemmiare. Almeno fanno bestemmiare a me per un bel po'. Cioè, mi terranno occupato sicuramente. Osti! Quell'animale mi manca! No, non lui! Dai, bestia! No, mi mancava! Oh, ho scoperto comunque il cervo, senza dover uccidere. Però ci è andato di mezzo un povero, una povera lepre nel fuoco incrociato. Yama. Quindi quest'area piena. Cioè, quindi abbiamo riempito questa. Questa no. Questa. Queste tre sono piene. Queste quattro addirittura. Qua purtroppo ne manca una. Questa è piena. Qua uno, qua uno. Piena, che era a 2. Quando abbiamo iniziato questo episodio ce ne mancavano 3 qua. Qua ne manca 1. Qua è piena, qua è piena. Quindi in realtà manca qua. 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 E qua. Dai. Quello è il tizio che dobbiamo uccidere. Aspetta, passiamo in zone che dobbiamo. Io so che qua il raccoon già è stato trovato. Questo sarà le... Ah, qua è dove facemmo una strage di bestie per completare le missioni dei cacciatori. Mi ricordo questo cimitero. Cimitero anche per gli animali fu. Necatombe proprio. Dobbiamo andare qua, dai, fammi capire bene dov'è. Andiamo di qua. Possiamo tagliare così. Andiamo dritti, raggiungiamo un ponte. Anche se ricordiamoci qui, in effetti c'è una bestia che dobbiamo trovare. Ma con queste condizioni meteo. Bonjour. No.
lasciamo la strada, che magari troviamo qualcosa. Quindi non, allora, puma no, cervo no, lepre no. Ma questo tempo non troviamo niente. Lepre no. Delle bacche. Magari c'è la volpe. No, questo è cervo. Che palline. Attacca il convoglio, godo. Ah, le smoke bomb non funzionano. Perché erano grigie? Devastante. Cash, che male non fa. Siamo a 16.000, ragazzi. Dovrei volare all'Aquila e migliorarla. Ma arrivano anche gli altri. Ah, vabbè. Non ci voglio di farmi dei combattimenti. Nell'area in cui entriamo siamo sazi. Oh, direi che qua è molto più facile. Oh la madonna. E qui non si risolverà con uno spaventapasseri, eh. Quindi? Trovato. Quindi devo dire che esiste? Cioè, la conclusione è che finalmente una leggenda confirmed. Il cavaliere senza testa. Non ho mai visto personalmente, ma ho sentito le storie da qui al Kentucky. Un mercenario tedesco, Essiani fanno chiamare, stava combattendo una battaglia quando una palla di cannone gli ha mozzato la testa. Il suo intero battaglione fuggì in ritirata e quindi persero contatto. Ma l'uomo non morì. Ha iniziato a vagare per i boschi a cavallo intorno al campo di battaglia da allora, cercando per la sua testa, inseguendo innocenti quando li vede, taking their domes, immagino, prendendo le loro teste come la sua. Indossa una zucca come testa ora, finché non troverà quello che sta cercando. Come ho detto, non l'ho mai visto, ma ho visto i corpi che lascia in giro, senza teste e grotteschi. Che Dio abbia pena delle loro anime. Ho trovato l'uomo senza testa. Le storie di un uomo che prende altre teste non è una fabbia, ma è un uomo. E non uno spirito. Quindi un serial killer, il primo serial killer depravato della storia. Vabbè. Comunque, direi che abbastanza per ora. Io farò un ultimo tentativo al prossimo episodio per attaccare quel cacchio di felino, se ho voglia, se andiamo a Boston. Vi ricordo di mettere like, vi ricordo di seguire il canale, siccome oggi è andata abbastanza tutto liscia tranne per quel felino che ci scappa via, vi invito a comprare il gioco. Potete trovarlo scontato insieme ad altri giochi fortemente scontati, sia vecchi che nuovi, sia per qualunque tipo di console, nei link in descrizione, non solo per PC. A me non resta che dire ciao a tutti belli e brutti da King Davark, The Casual Gamer.